aria per respirare, olive per mangiare, ascoli calcio per vivere. Ciao Cedric. Ciao. Cedric, questa è la tua prima intervista in centro ad Ascoli e non poteva capitare nella settimana di Venezia-Ascoli, perché tu sei Cedric Gondò, ma gli amici ti chiamano gondoliere. Perché e quando nasce questo appellativo? Diciamo che viene facile per il cognome Gondò. Gondola è stata, diciamo, una battuta che poi è rimasta così da quando ero ragazzo. E niente, ho voluto, diciamo, riportare questa cosa negli ultimi due anni in campo, esultando, insomma, come un gondoliere. E il tuo primo gol con la maglia bianconera l'hai segnato proprio al Del Duca, sotto al settore occupato dai tifosi bianconeri, e la tua esultanza è stata appunto quella da gondoliere. Sì, infatti è stata una soddisfazione immensa, perché comunque segnare sotto la curva e andare lì sotto, esultare come un gondoliere, per me è stata veramente una cosa molto emozionante. Però veniamo a te, alla tua vita privata. Tu hai molta affinità con Venezia, perché la tua compagna Chiara è di Mestre e sì. Tu quindi vivi a Mestre quando non sei qui ad Ascoli. Sì, sì, mi sono trasferito a Mestre, adesso sono 3 anni che sto lì. Io di base sono di Treviso e diciamo che mi sono adeguato a Venezia e a tutto. E tuo figlio, Gabriele, è veneziano? Sì, lui è nato a Venezia. Io avrei preferito che nascesse a Treviso, perché Treviso e Venezia. Sì, ah, c'è rivalità? Sì. Un po' come Ascoli e San Benedetto? Sì, diciamo di sì. Però ha deciso così la mia compagna e niente, è veneziano. Parlando di Treviso, tu ti sei trasferito nel Trevigiano, a Casier, nello specifico, all'età di 7 anni, ma sì. Tu sei originario della Costa d'Avorio. La Costa d'Avorio, sì, sì. Che ricordi hai dei primi 7 anni di vita in Costa d'Avorio? Sì, diciamo che ricordi belli, perché vivevo senza pensieri, come penso tutti i ragazzi di quell'età. E c'è stato un periodo lì, una guerra civile nel mio paese, che però grazie a Dio non è mai, diciamo, successo nulla di grave. E poi ho avuto la fortuna che i miei genitori hanno voluto cambiare, diciamo, azzardare, e sono venuti qui in Italia e poi tutto è iniziato, insomma. Perché dici azzardare? È stato un po' un salto nel buio? Sì, perché penso, come tutte le persone che vogliono in un paese che non conoscono, né la lingua, né non conoscono nessuno, è sempre un azzardo. Poi hanno lavorato duro e siamo venuti tutti qui in Italia, tutta la mia famiglia, insomma. Voi siete 9 fratelli, 5 sì. Maschi, 4 sì, femmine, sì. Sono tutti a Treviso, qualcuno ti segue anche quando sì, giochi, viene sì. A vederti? Diciamo che siamo di base, siamo di Treviso, poi ognuno poi ha deciso di seguire la sua vita, insomma, andare o in Francia o chi sta in Inghilterra, e alcuni sono rimasti a Treviso, appunto. Come inizia la tua passione per il calcio? Tu sei molto alto, quanto sei alto? 1,90. E tua madre ti aveva indirizzato, d'altra parte a Treviso il basket la fa da padrone, ti aveva indirizzato proprio per la sì. Palla a canestro, poi cosa è cambiato? Diciamo che la maggior parte dei miei fratelli giocavano tutti a calcio, erano anche molto più bravi di me, e lei, avendo visto che potevo, diciamo, avere una crescita maggiore rispetto a loro, mi ha detto di cambiare sport in famiglia, perché tutti calcio, non ce la faceva troppi. Più. Però intorno a me era solo calcio e io il basket non ero molto, diciamo, non era cosa mia. Ti è rimasta la passione per il sì, basket? Sì, la passione mi è rimasta, infatti seguo sempre le partite quando posso. Però tutti i miei amici giocavano a calcio, per strada era calcio e niente, il calcio ha vinto e
ho iniziato a giocare in una squadra dove andavano tutti i miei amici. Che si chiama Aurora Treviso. E poi da lì ho fatto 2 anni lì, poi mi hanno visto, diciamo, le squadre, le big. E poi la Fiorentina in particolare. Sì. Com'è stata l'esperienza a Firenze? Ti ricordiamo anche in un reality su NTV, tu non lo ricordi con piacere, no. Forse? E com'è andata quell'esperienza e poi come si è conclusa? Allora, Firenze è stata, penso, un'esperienza più bella che un giovane può passare, perché mi hanno insegnato tanto a livello umano, di persona, e come calciatore. E l'esperienza di MTV è stata una cosa, diciamo, nuova, perché a 15 anni non ti aspetti di uscire di casa e tutte le persone che ti fermano per chiederti una foto. È stato, diciamo, una realtà mai vista, insomma. Però ho cercato di prendere la parte positiva e di andare avanti, insomma, a pensare al calcio e basta. Tu vivi ad Ascoli Piceno in centro. Qual è il tuo giudizio sulla città? Ti è piaciuta? Come ti stai trovando in questi primi mesi ad Ascoli? È una città molto, molto carina. Mia madre sarebbe contenta di stare qui, perché mi piace visitare, che è una città molto turistica. Vieni a trovarti qualche volta? Per adesso, diciamo, adesso no, perché col lavoro non riesce a coordinare i tempi, però sicuramente è vero, perché io ho mandato un po' di foto e già mentalmente sta già qui, diciamo. E a me mi piace, perché vengo spesso qui in chiesa, qui al Duomo, e niente, è molto, molto carina. Qual è il tuo rapporto con la religione? Io sono cristiano cattolico e diciamo che devo tutto a mia madre, perché è lei che mi ha messo, diciamo, insegnamenti, mi ha inculcato la religione. E poi la religione è una cosa che uno si sente, non mi ha mai obbligato magari di credere o no, però è una cosa che viene da me e niente, questo. Qual è invece il tuo rapporto con il cibo? È vero che voi fate una dieta poco varia, diciamo, da professionisti, però ci hanno detto che apprezzi molto le olive ascolane, meno il caffè. In questo non ti senti né italiano né ivoriano, perché la Costa d'Avorio è il terzo produttore al mondo di caffè. Vero, questo è vero, però è una cosa che non mi è mai piaciuta. Sì, le olive le ho provate un mese fa e sono rimasto veramente soddisfatto, perché non me l'aspettavo così, così buone. Infatti ogni tanto faccio un salto alla regola, perché sono veramente deliziose. Invece il tuo rapporto con i capelli? Sappiamo che sei un vanitoso, perché cambi spesso. Sì, c'è un rapporto un po' strano, perché mi piace svariare, non mi piace essere sempre monotono. E questa è la mia personalità, questo sono io, insomma. Appunto, se dovessi descriverti, qual è la tua personalità? Sembri all'apparenza schivo, però sei sempre allegro, molto disponibile, socievole? Sì, diciamo, mi piace sorridere, mi piace divertirmi, e malgrado tutto essere sempre felice, insomma, cercare di essere sempre sorridente. E questa, diciamo, è la base del mio comportamento, insomma. Di recente ti hanno chiesto se pensi mai alla nazionale e tu hai detto sì, penso più alla nazionale del mio paese. Sì, perché io sono nato lì, anche se sono venuto qui a 7 anni e la maggior parte della mia vita l'ho passata qui, però il mio cuore, il mio sangue è ivoriano e non potrei mai non andare lì se dovesse un giorno chiamarmi la nazionale. 2019 per te è stato un anno complicato da un punto di vista personale, è venuto a mancare il tuo papà. Che ricordi hai del tuo papà e soprattutto quali insegnamenti ti porterai per sempre con te, magari trasferirai anche a tuo figlio Gabriele?
come insegnamento l'umiltà, la serenità, nel senso qualunque cosa che succede, cercare sempre di essere tranquillo e, come ho detto prima, la religione e il sorriso sono le cose fondamentali che, diciamo, quello che sono io è anche grazie a lui, insomma. E è una cosa per me che conta di più, e rispetto delle altre persone. È quello che cerco di trasmettere a mio figlio o anche alle persone che conosco, insomma. Che papà è Cedric? È un papà giocherellone, mi piace andare sempre al parco con lui, però a volte sono anche, diciamo, tra virgolette severo quando, diciamo, devo portarlo a letto, le faccio io quelle parti lì, perciò faccio la parte del cattivo. Sì, la parte del cattivo, tipo, tua mamma ha detto che si è comportato male e dobbiamo parlare, insomma. Chiara invece è la parte buona. Sì, Chiara, diciamo, lei è un pochino quella più tranquilla, ma penso che così in ogni rapporto tra padre e madre, insomma. C'è il giusto equilibrio, sì, no? Sì, sì. Sabato c'è appunto il Venezia, sarà per te, per la tua famiglia, una partita particolare. Tu tra l'altro al Venezia hai segnato una volta anche una doppietta quando vestivi la maglia granata, sì, della Salernitana. Sì, diciamo che è una partita sì, importante, ma come tutte le altre. Però questa, c'è un legame con la città e c'ho degli amici che tifano il Venezia. Però io penso solo a cercare di dare il massimo, perché alla fine è quello che conta. Sei a quota 4 gol con la maglia dell'Ascoli, ci pensi alla classifica cannonieri? Sì, certo che ci penso, perché ho degli obiettivi che mie personali che mi sono dato, però l'obiettivo non deve spostare da pensare alla squadra, perché questo sono io, cioè dare il 100% fin quando posso aiutare la squadra. Poi se gli obiettivi miei vengono, sono contento, però io metto sempre prima la squadra e poi me stesso, insomma. Che gruppo è quello dell'Ascoli? Che gruppo hai trovato e che gruppo è diventato oggi? È un gruppo fantastico, come ho sempre detto anche ai ragazzi, che mi hanno accolto bene, perché, come ho detto sempre, venire in una squadra comunque già formata, che hanno già fatto il ritiro, che comunque non è facile, penso per tutti quelli che si presentano in una squadra che è già fatta, però mi hanno accolto bene e mi hanno dato la possibilità di far vedere le mie capacità. E infatti per questo sono riuscito a fare i gol che ho fatto. Per un attaccante è una cosa fondamentale, insomma. Qual è il tuo rapporto con Mister Bucchi e con Patron Pulcinelli, che hai conosciuto all'aeroporto in occasione della trasferta vincente di Palermo? Con Mister è un buon rapporto a livello umano, perché a livello di Mister ci può stare che magari Mister ti piace o meno, però per me conta la persona. E a livello umano non posso dire niente, perché è veramente una persona con cuore che ti capisce, ti parla, insomma. E è una cosa rara da trovare magari in questo ambito. E il presidente, il primo giorno che sono arrivato, mi ha chiamato, videochiamata, e ci siamo conosciuti lì, ma non di persona. E appunto, come hai detto tu, l'ho conosciuto di persona all'aeroporto, ho fatto veramente sentire già a casa. Calore. Sì. Una tua passione è quella per i manga. È per questo che hai come foto profilo Instagram, sì, un fumetto? Sì, sì, diciamo che... Infatti i ragazzi mi prendono in giro, perché a volte... Che ti dicono? Vengo con le magliette di Naruto, oppure che è un manga, e dicono ancora con queste maglie così, però è più forte di me. Qual è l'insegnamento che trai da questi manga? Sì, questo manga, diciamo, l'ho iniziato, lo vedevo da piccolo, però non ho mai approfondito la cosa. E 2 anni fa l'ho ripreso,
E diciamo che mi ha dato una carica perché questo personaggio non molla mai, anche se non era più bravo. Comunque lavorava sempre sul pezzo, anche quando gli altri ridevano di lui. E lui comunque diceva che io sarei diventato il capo del villaggio e alla fine ce l'ha fatta. E comunque ci sono tanti personaggi che hanno delle caratteristiche importanti, diverse, che magari consiglierei a tutti di guardarlo, perché veramente se ti applichi su determinate cose puoi arrivarci. Tenacia e perseveranza quindi fanno parte anche di te. Sì. Dove vuole arrivare Cedric? Io adesso voglio lavorare per migliorare come giocatore e penso che qui potrei fare bene un bel percorso, insomma. Poi dove arriverò si vedrà con il tempo, con il lavoro. Il tuo rapporto invece con i compagni di reparto, con gli attaccanti? C'è un bel rapporto, con tutti, anche con il capitano, che comunque lui ci protegge, tra virgolette, perché ci dà sempre dei consigli. Quando magari in campo sbagli un passaggio, ti dice non ti preoccupare, pensa alla prossima. È fondamentale perché, come per esempio io, oppure Pedro, il Chris di turno, Bida, magari abbiamo bisogno di una mano, ma anche magari lui in momenti di bisogno ti ascolta anche, è la cosa fondamentale. Infatti ieri quando Pedro ha segnato sembrava che avessi segnato io, perché so quanto voleva, so quanto è importante per un attaccante, e sugli sfalti ero a settimo cielo. Hai parlato anche del capitano, questa è una foto scattata in occasione della partita Ascoli-Cagliari, che rappresenta questa foto per te? Rappresenta tanto, perché lui, come ho detto prima, ci aiuta, e ho visto che comunque è un giocatore che sta a tantissimi gol e anche lui comunque a quell'età lì vuole cercare di dare sempre il massimo, insegnare, e per noi, per me, bello vedere comunque una persona come Fede, che dimostra sempre. È un insegnamento per noi che stiamo dietro, comunque di lavorare sempre, anche alla sua età, comunque di dare il massimo. E questo è importante, vedere comunque un giocatore come lui. Tu sei cresciuto con il mito di Didier Drogba. Sì. Parlaci di lui, sì, e del tuo rapporto, se l'hai conosciuto comunque. Non ho mai avuto questa possibilità, spero che un giorno... È il tuo sogno conoscere. Sì, decisamente. E quando nasce in Costa d'Avorio, a quei tempi lì, quando lui giocava, era impossibile non ti fare la Costa d'Avorio e il Chelsea. Queste due squadre, cioè appena nascevi dovevi comunque conoscere queste due squadre. E lui è il popolo, lui è tutto per noi. Ha fatto conoscere il nostro paese comunque a livello internazionale, e per quello che ha fatto per il nostro paese è una cosa che penso poche persone fanno. Che quando c'era, come dico, la guerra civile, lui ha parlato e comunque si sono fermati per un tot di tempo. È un trascinatore. È veramente una persona che spero veramente un giorno di incontrarlo e ringraziarlo per quello che ha fatto. Il 25 novembre, il tuo compleanno, compirai 26 anni, come pensi di festeggiare? Non lo so, sinceramente, anche perché da un po' che compri anni o sto in ritiro o sto sul campo, perciò mi sono un po' dimenticato come si festeggia, però spero di avere la mia famiglia qui vicino a me, pure di stare con gli stessi compagni, per me va bene lo stesso. Dato che sei uno che ama cambiare, in tema di capelli, che promessa ti senti di fare ai tifosi dell'Ascoli una volta raggiunto il 10° gol? Diamoci degli step. Non ci ho pensato sinceramente, però penso che adesso mi toglierò questa capigliatura per un po', perché l'ho promessa a una persona. E niente, poi vediamo più avanti se mantenere la promessa
fatta dai tifosi o fare una promessa, insomma. Che messaggio ti senti di rivolgere ai tifosi dell'Ascoli? Di sostenerci sempre, anche se magari una partita o due possono andare male, e stare sempre dietro, perché all'inizio ci sta comunque scivolare, però è la fine che conta, e progressivamente è la cosa più importante, e noi abbiamo bisogno di loro, e il sostegno si sente. Infatti ieri si è visto, non ho mai smesso di cantare, è la cosa comunque fondamentale per un giocatore, e penso che noi daremo sempre il 100%, perché nessuno va a giocare pensando di dare il 50%, e questo è il messaggio che vorrei dare ai tifosi dell'Ascoli.